Sì, 51-52. Guarda che c'è ambiente, Vittoria. Buongiorno, Mati. Dai, preoccupate. Ciao, Cripa, Ciao, sicuro. Patita Nampa, Manebio, Vaishnavebio, Namona Maha. Che succede qua? Un attimo perché c'è un problema qui con me. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, voi mi sentite adesso? Sì, dai. Sì. Ok, vediamo se siamo anche su Facebook. Sì, siamo anche su Facebook. Ce l'abbiamo fatta. Già era data, vai. Go
gopi janamalaba iribaradari daya gopi janamalaba iribaradari daya gopi janamalaba iribaradari daya gopi janamalaba iribaradari dashodanam danam bradadanadam Yashoda nam dana braja dana 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 Chakshuram miditam yena tasmai shri gurave namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine Jayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto, intitolato I doveri assegnati all'umanità, canto 18, capitolo 18, intitolato Diti fa il voto di uccidere Indra, versi numero 51 e 52, perché 51 non ha la spiegazione, mentre 52 sì. E oggi si parla della protezione della mucca. Allora, copia e incolla sulla chat. Hare Krishna devoti,
tutti i devoti in questo momento online. Abbiamo Bhakti Bhai. Signore, forza. Siamo quasi con il verso, sulla chat di Facebook, che poi non so in quanti la leggano, onestamente, io ce la metto ogni volta, però non lo so, fatemi sapere se è utile ai fini della ripetizione del verso insieme. Io lo incollo sempre per abitudine, poi non lo so se è facilmente consultabile da voi su Facebook. Allora, salutiamo Bhakti Piero, Bhakti Vittoria, Bhakti Viviana, poi abbiamo Bhakti Claudia Maria Teresa, Bhakti Valentina, Premamrita Devi, Bhakti Alessandro, Radha Charan Devi, Kevala Bhakti e altri devoti di cui non leggo il nome, Prema Niketana Prabhu, Hare Krishna, Madhuri Rasa, Bhakti Alfredo, Hare Krishna devoti. Sì, vai con il verso 51, cioè vai ovvero vado. Verso 51. Naduta pada prayata. Naduta pada prayata. Nardra pada udakshira. Nardra pada udakshira. Shayita na parananyayar. Shayita na parananyayar. Nanyayar. Na nagna na cha sandhyayu. Na nagna na cha sandhyayu. Na duta papa. Na duta pada prayata. Na duta pada prayata. Nardra pada udakshira. Shayita na param nanyair. Shayita na param nanyair. Na nagna na cha sandhyayu. Na nagna na cha sandhyayu. Na dhuta pada prayata. Na dhuta pada prayata. Nardra pada udakshira. Nardra pada udakshira. Shayita na param nanyair. Shayita na param nanyair. Na nagna na cha sandhyayo. Ma che state a dire? Ok, vabbè. Verso 51. Parola per parola. Na. Non. Adotta pada. Adotta pada. Senza lavarsi i piedi. Senza lavarsi i piedi. Apraiata. Apraiata. Senza essersi purificata. Senza essersi purificata. Na, na non ardrapada coi piedi umidi udakshira con la testa verso nord, shayita si dovrebbe giacere, na, na non aparak con la testa verso l'ovest. Verso na, na non anyai con altre donne, na, na non nagna nuda, na, na non cha e sandhyayo all'alba e al tramonto. Traduzione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Ricordiamo che qui a Kashyapa Muni sta condividendo con sua moglie Diti, che è animata da sentimenti di vendetta nei confronti di Indra, di Vishnu, di Krishna, eccetera, le sta elargendo dei metodi di purificazione, perché il suo obiettivo è che lei e i figli che lei alleverà nel suo grembo, crescerà nel suo grembo, diventino devoti, puri devoti. E quindi qui sta consigliandole tutta una serie di metodi di purificazione. Allora, non devi coricarti senza esserti lavata i piedi e senza esserti purificata.
né stenderti con i piedi bagnati o con la testa rivolta verso nord o verso ovest. Non devi dormire nuda o con altre donne o durante l'alba e il tramonto. Verso 52. Indossando vesti lavate, sempre pura e adorna di curcuma, di polpa di sandalo e altre sostanze propizie, prima del pranzo devi adorare le mucche, i Brahmana, la dea della fortuna e il Signore Supremo. Intanto le mucche, prima di tutto, le mucche. Spiegazione. Se si è educati, spiegazione di Srila Prabhupada, se si è educati ad onorare e ad adorare le mucche e i Brahmana, si è veramente civili. Sì, honor and worship. Ok, onorare e adorare le mucche e i Brahmana, si è veramente civili. Bhakti in Victoria, una domanda. Non lo so in inglese come funzioni, ma allora, qui dice: if one is trained to honor and worship the cows and Brahmanas, and so on, no? He is actually civilized. Ok. Allora, honor and worship are referred to both cows and Brahmanas, or honor is referred to cows and worship to Brahmanas? To both cows and Brahmanas. Okay, quindi honor and worship cows and honor and worship Brahmanas? Yes, yeah. Yeah, this yes. is English. Okay. Come sono andato, Pier? Piero, sono andato bene? Benissimo. Sembro quasi un madrelingua, vero? Sì, dopo un trauma cranico con commozione cerebrale ed emorragia intracranica, sì. Allora, se si è educati ad onorare e ad adorare le mucche e i Brahmana, si è veramente civili. Ok. Quindi onorare e adorare le mucche e onorare e adorare i Brahmana. È raccomandata l'adorazione del Signore Supremo, che ama molto le mucche e i Brahmana, infatti c'è la famosa preghiera che noi intoniamo sempre, quando per esempio si offre il cibo, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmane Tayacha. Krishna ama molto le mucche e ama molto i Brahmana. In altre parole, una civiltà che non rispetti la mucca, le mucche e il Brahmana è condannata. Non si può diventare spiritualmente avanzati senza acquisire le qualità brahminiche e senza proteggere le mucche. La protezione della mucca assicura una sufficiente quantità di alimenti a base di latte che sono necessari per una civiltà evoluta, al contrario di quello che viene sempre più diffuso e appoggiato, ahimè, oggi. La protezione della mucca assicura una sufficiente quantità di alimenti a base di latte che sono necessari per una civiltà evoluta. Non si deve contaminare la civiltà mangiando la carne delle mucche. Solo se la civiltà progredisce può essere una civiltà aria. Aria, ricordiamoci, significa aria, una persona aria, è una persona che comprende il vero significato della vita. Infatti a un certo punto Krishna ad Arjuna gli dice: ah, Narya, giustam, ti stai comportando come una persona che invece non conosce il vero valore e il vero significato della vita. Anaria, quindi privativo, no? Invece aria, solo se la civiltà progredisce può essere una civiltà aria. Invece di mangiare la carne delle mucche uccise, gli uomini civili devono usare il latte delle mucche per preparare molti prodotti lattocaseari, si dice lattocaseari, cioè latticini, che eleveranno la condizione della società. Quindi gli uomini, invece di mangiare la carne delle mucche uccise, gli uomini civili devono usare, se vogliono essere considerati civili, devono usare il latte delle mucche per preparare molti latticini, lo dice anche in inglese, molti. Uh,
Sì, vari prodotti con il latte che eleveranno la condizione dell'intera società. Quindi gli uomini civili dovranno usare il latte delle mucche per preparare una grande varietà di prodotti a base di latte che eleveranno la condizione della società. Se si segue la cultura brahminica, chi la seguirà diventerà atto a praticare la coscienza di Krishna, abile, atto, competente nel praticare la coscienza di Krishna. Ci sono dubbi sull'utilizzo del latte? No, no, non ci sono dubbi. Questa è la nostra cultura, la cultura indicataci dal nostro Acharya, no? Almeno noi dovremmo essere, cercare di essere il più possibile coerenti, aderendo, coerenti con la nostra scelta, aderendo a questa metodologia, anche da un punto di vista alimentare. Una civiltà che condanna la mucca, la uccide per mangiarne le carni, è una civiltà condannata. Invece, una civiltà che protegge la mucca e anziché prendere il suo sangue, ne prende il latte che è sangue trasformato, no? Dice Prabhupada in altri punti, sangue trasformato si trasforma in latte, prendere questo latte e produrre tante varietà di alimenti a base di latte, quella è una civiltà che avanzerà, è una civiltà chiamata Ariana, dall'italiano Ariano, Aria, viene dal sanscrito Aria, che sarà capace di comprendere il vero significato, il vero valore della vita. E il vero significato, il vero valore della vita consiste nel praticare la coscienza di Krishna. Siamo anime, Jivera Svarupa Haiya, Krishna era Nitya Dasa. Quindi una persona che protegge la mucca e si nutre con alimenti a base anche di latte, cereali, frutta, verdure, legumi e latte, e prodotti del latte, è una civiltà che avanzerà nella cultura spirituale. Sarà in grado di comprendere il vero valore, il vero significato della vita, ovvero la coscienza di Krishna. Comprendere che il valore e il significato della vita consiste nell'agire, ricominciare ad agire da anime, e un'anima è Jivera Svarupa Haiya, Krishna era Nitya Das, è un'eterna servitrice di Krishna. Ora, perché? Qua dice proprio adorare e onorare le mucche e i Brahmana. E poiché si sofferma maggiormente sulle mucche e avendo non l'intera giornata, ci soffermiamo anche noi sul discorso delle mucche, sulla protezione delle mucche. Spesso si dice, anche di recente mia madre, no? Quando vedeva le foto, ah, perché lì la mucca è sacra, no? La mucca, la vacca sacra, no? Ti ricordi? Tu riesci un po' leggermente anche 50 centimetri più in là, grazie, Martin Carmina, che c'è proprio il. La vacca sacra, no? Perché lì, ah sì, perché lì la vacca è sacra, no? Sacra? Sacra, sì, però non è che la mettiamo, cioè una mucca, cioè non nel senso che è una divinità in quel senso lì, no? La adoriamo e la veneriamo, come che dice? Significa onorare e adorare, no? Onorare e adorare la mucca perché è molto cara a Krishna. Prabhupada nel Bhagavatam, nel primo canto, a un certo punto dice la mucca è una delle più fulgide espressioni dell'amore di Krishna per l'umanità. Perché mangia un po' d'erba e produce il superalimento. Lo chiama l'alimento miracolo, neanche un alimento miracoloso, non è un aggettivo, diventa un aggettivo sostantivato, è il latte, è l'alimento miracolo, che è diverso da dire alimento miracoloso, l'alimento miracoloso, no, è l'alimento miracolo il latte. E per chiunque magari si sentisse in dovere di intentare un'antitesi, ovvero sì, però forse qui si intende dire il latte delle mucche di un tempo,
Ah, era un alimento miracolo, forse in tempi vedici. Allora, ricordiamo sempre questo episodio in cui negli anni 70, questo episodio, negli anni 70, per un motivo non so, si capisce perché, durò un periodo, ma nel latte, quello commerciale che si vendeva nei supermercati, inserirono l'omega 3 dal pesce, praticamente, una componente dei pesci per l'omega 3 nel latte, no? Come nutriente aggiuntivo. Ed era, da quello che so, pressoché impossibile trovare del latte che invece non contenesse l'omega 3, non omega, non si dice omega, omega, l'omega 3. No, no, era pressoché impossibile. Allora rivolsero questa problematica a Srila Prabhupada, la sottoposero a Srila Prabhupada. Prabhupada, che facciamo? Quindi ci asteniamo dal latte, c'è cioè l'omega 3, pesce. E Prabhupada ha detto no, offritelo ugualmente. Prendetelo, acquistatelo e offritelo. Allora. Ah, quindi tanto è importante, tanto è fondamentale che Srila Prabhupada, benché ci fosse l'omega 3 dentro, quindi pesce, tracce di pesce, si può dire così, tracce di pesce? Diceva prendetelo lo stesso e offritelo comunque alle divinità. Di certo il latte che si acquistava al netto dell'omega 3. Il latte che si acquistava negli anni 70 con Srila Prabhupada, mentre lui sta componendo queste spiegazioni, valide per i prossimi 10.000 anni, peraltro, comunque di certo il latte in quel tempo lì non era meno corrotto, meno inquinato, o le mucche meno sfruttate di oggi, erano comunque sfruttate, il latte comunque inquinato da dite, ma a questo punto anche l'aria lo è. Quindi che faccio? Smetto di respirare perché l'aria inquina, perché la terra? No, ma io mi tuto soltanto di cose biologiche. Mio nonno, contadino di 96 anni, lucido, perlomeno materialmente parlando lucido, quando una decina d'anni fa gli dissi, sai, l'agricoltura biologica, ma ha guardato, ha detto, ma quale biologica? Ho detto, ci sono sempre le logiche del mercato dietro, quindi siccome c'è richiesta, peraltro sempre più crescente, di prodotti biologici, biologico significa che rispetta la vita, che rispetta il procedere naturale, no? Della crescita. Siccome c'è comunque una richiesta sempre crescente, dico, scordatelo che siano biologiche, veramente biologiche. Biologiche ti devi accontentare di quello che c'è, ma i commercianti richiedono. Perché la gente richiede, quindi non c'è proprio di biologico. Qualcuno potrebbe dire sì, però sicuramente un po' meglio, e forse sì, dai, dice, poi va bene, un po' meglio, va bene, un po' meglio. Ma qui è tutto inquinato. È tutto inquinato, quindi non è che non prendo il latte perché dicono antibiotici, no? Per nutrire queste mucche vorace che stanno lì, no? Che fanno antibiotici o nutrienti, o mettono le museruole ai vitelli No, molti non lo prendono perché lo mancano le a mucche. molti non prendono, poi un'altra, lì entriamo nell'etica, no? Nell'etica, molti non prendono il latte perché, ma Prabhupada lo prendeva, lo acquistavano, perché per quanto promuovesse le fattorie, però. Anche offrendolo a Krishna significa che Sì, l'animale, diciamo, Perché quell'anima che finisce nel corpo di un animale da macello, in questo caso di una mucca, evidentemente era un mangiatore accanito o macellaio di carne, quindi qualcuno che partecipa, ovvero tutti noi siamo destinati a tutto qui, a quel tipo di karma, no? Di nascite. Il fatto di astenersi, di boicottare l'industria della macellazione non è sufficiente per assicurare a quelle anime la purificazione. Noi dobbiamo pensare ad aiutare veramente gli altri, la purificazione. Allora, l'unico modo veramente efficace per salvare è prendere il loro latte, offrirlo a Krishna e queste anime compiono quello che viene chiamato bhakti aghyata sukriti, ovvero ottengono dei benefici
Sukriti, Bhakti, devozionali, Agyata, inconsapevoli, certo, ma comunque non meno validi. Quindi il modo per aiutare queste anime nel processo di purificazione, prendere il loro latte e offrirlo a Krishna. Anche allorquando avremo in tutti i templi le nostre mucche, dobbiamo comunque. Protezione della mucca non significa soltanto protezione delle nostre mucche, giusto? Protezione della mucca dice protezione soltanto dalle vostre mucche e dalle vostre No. fattorie? No, protezione della mucca è protezione della mucca a 360 gradi. Verosimilmente, purtroppo, ci saranno sempre, o speriamo che no, non per sempre, ma per molto tempo ancora, ci saranno ancora le mucche alla catena delle industrie della carne e del latte prima e della carne dopo. Quindi, allorquando anche avremo le nostre mucche, dovremo sempre comunque prendere un po' del latte anche da fuori, perché il nostro obiettivo è la protezione delle mucche. Quindi le nostre mucche le proteggeremo in un modo, le mucche non nostre, ma destinate ad una crudele fine, le proteggeremo in un altro, ovvero in quello che possiamo fare prendendo il loro latte, offrendolo a Krishna e contemporaneamente diffondendo la coscienza di Krishna in modo, nella forma di letteratura cosciente di Krishna, in modo che la coscienza di tutti si elevi, a tal punto da capire, sensibilizzare, da capire che, quindi da infondere sensibilità, la sensibilità trascendentale, grazie alla quale capiranno, con progressione, come l'abbiamo capito noi, che non vanno uccise. Non si deve procurare inutile sofferenza ad altri esseri viventi, soltanto immolandole sull'altare del nostro palato, della nostra lingua, del nostro stomaco, della nostra cultura enogastronomica, immolandole lì perché a noi piace mangiare la ciccia. No? La ciccia si dice così, almeno in Puglia si chiama la ciccia. Qui come si chiama? La ciccia, la carne, non la ciccia. Posso fare pausa? Vai, vai, battimi piena, dimmi pure. Ma noi di Hare Krishna possiamo comprare il latte al supermercato e berlo? A meno che tu. Sì, certo, è quello che ci siamo detti fino ad ora. Lo offri a No. Krishna, no? Per offrire a Cioè. Krishna. A Krishna piace il latte. Non c'è Krishna vegano, non so se lo senti proprio. Vegano. Eh? Quindi possiamo bere il latte del. Perché no? Beh, allora, qui dice chiaramente, no? Non si deve contaminare la civiltà mangiando la carne delle mucche, fin qui. Solo se la civiltà. E non dice. Allora, non si deve contaminare la civiltà mangiando la carne delle mucche, solo se la civiltà progredisce può essere una civiltà aria. E non si ferma lì, dice, si avanzerà semplicemente astenendosi dal mangiare carne. No, dice, invece di mangiare la carne delle mucche uccise, gli uomini civili devono usare il latte delle mucche per preparare molti latticini che eleveranno la condizione della società. Quindi è la nostra cultura, la cultura spirituale. No? Hare Krishna, Anna, Jiva Bhavana, Prabhu, Bhatta Matteo. Claudia Maria Teresa, va bene, allora continuerò a metterlo, a incollarlo. Bhatta Pasquale, Hare Krishna, Yashoda, Mai, Eva. Uno può andare per dire a comprare il latte dalle mucche del contadino, è meglio. No, non è meglio in che senso? Se mucche sono, uno non deve pensare alla propria. Certo, non è che uno si va a mangiare le cose su piatti di Eternit o dimmi tu come si chiama, impoverito, di uranio impoverito, perché io comunque ci mangio il prasadam, cose cancerogene. Però il latte va preso, il latte va preso e offerto a Krishna. Ecco. Non è che vado a mangiarmi le scorie radioattive, no? Quello lo evito, però. Il latte va preso, punto. Questa è la nostra cultura, non è che. No, va bene, noi dobbiamo essere difensori di questa cultura brahminica. Difensori.
Al supermercato o al contadino va preso. Sì, va preso, tanto io, tanto pure i Quello contadini. del contadino va, Comunque, quello che sì, poi c'è. giusto. Tanto pure i contadini. Noi avevamo qui un'amica che amante degli animali, protettrice degli animali, che aveva le sue mucche, decine e decine di mucche e buoi, e che però non mandava al macello una volta vecchie, aveva addirittura un cimitero dove andava a seppellire le mucche, no? Ecco, vabbè, comunque il senso è quello, va bene, Viviana, si capisce? Va bene? Vai tranquilla. Nella cultura medica la mucca era considerata una delle sette madri. Peraltro, una delle sette madri, infatti, perché sono tante le motivazioni, perché a volte le persone ci dicono: ma voi perché la cultura della Bhakti propugna la protezione della mucca, l'adorazione della mucca, gli onori da rivolgere alla mucca? Perché promuove tutto questo? E le ragioni sono tante, per esempio quella, no? Allora, la mucca, fa parte di quegli animali chiamati Hare Krishna Michelle, Ale Hare Krishna. La mucca è considerata un animale, si chiamano mansueti, no? Si chiamano mansueti, gli animali mansueti. È un animale dolce, è dolce la mucca. Ci offre praticamente lo stesso alimento vitale che ci dà anche nostra madre. Per quello è considerata una delle sette madri, tra cui la madre terra, anche la terra è una delle sette madri, no? Quindi è fornitrice, donatrice di questo super alimento, come dicevamo prima, l'alimento miracolo. Per questo viene chiamata mamma. È una mamma, e che fai la mamma? Che fai? Tua mamma diventa vecchia e non può più essere presente e disponibile per te. E che fai? L'abbandoni e la fai uccidere da qualcuno e cioè, te la mangi, non lo so, la riconverti in qualcos'altro. Adesso non sei più utile come mamma, adesso ti mangio, oppure ti abbandono e ti faccio mangiare a qualcun altro. Allora, analogamente la mucca non va abbandonata. Non va abbandonata tra le mani armate di macellai che una volta vecchia e una volta quando non è più capace, in grado di produrre latte, le tagliano la gola e se la mangiano. È una mamma, uno con la mamma non fa così. Anche per esempio, una volta i devoti all'inizio pensarono a loro dire bene sul Back to God, sulla rivista, di promuovere il vegetarianesimo mostrando come fanno spesso oggi alcune associazioni animaliste, promuovere il vegetarianesimo mostrando immagini scioccanti, brutali, di animali uccisi, vitelli strappati dalle loro madri e poi comportate al macello, sgozzate, no? Prabhupada, che secondo voi, che come reagì a questa operazione di marketing? No, disse no. Perché? Perché disse no? Mostrare la mucca, vitelli sgozzati così. Perché disse no? Sono sempre immagini crudeli, E ma cioè perché immagini. tu dici crudeli? Perché crudeli? Sì. Perché? Perché si offende, è come se si offende la mucca facendola vedere. La mucca diventa triste. Va bene, ma il punto è che, allora, magari tua madre viene presa, rapita e sgozzata, va bene? Come ne nell'assistere a questa scena, cosa succede in te? È uno shock, è un trauma. Prabhupada dice: mostrando queste immagini traumatiche non si ottiene l'obiettivo che pensate, che oggi in tanti pensano, ancora oggi vedo ancora, che mettono immagini di vitellini strappati, oh, mamma non mi portare via, perché secondo loro, questo è il meno, poi si vedono tutti legati, strappati, sgozzati, cioè ancora pensano che questo. E non è quello, Prabhupada diceva l'intera atmosfera ne risulterebbe polluted, cioè inquinata.
L'intera atmosfera, l'atmosfera, non l'atmosfera, l'atmosfera, quella interiore, no? Emotiva, ne risulterebbe inquinata. Allora dice, il nostro modo consiste nel diffondere coscienza di Krishna, perché così naturalmente, se le persone diventano coscienti di Krishna, abbandoneranno queste barbarie, queste attività criminali, veramente vere e proprie attività criminali. Ecco. Quindi mi raccomando, non postate questo tipo di immagini, ma diffondete coscienza di Krishna. Noi non interessa che le persone diventino vegetariane, anche i piccioni, alcune specie di le capre, alcune specie di uccelli, di scimmie sono vegetariane, però quello non determina l'elevazione spirituale. Perché un vegetariano, come spiegato nella lettera della devozione, non sempre è un devoto, ma un devoto è sempre vegetariano. Quindi la devozione è la causa di ogni buona qualità, tra cui l'osservanza di questo sacro valore universale che è appunto la compassione nei confronti di tutti gli esseri viventi, in particolar modo delle mucche perché sono molto care a Krishna. Io metto i posto di vitellini. Emanuele, io metto i posto di vitellini. Giva Bhavana Prabhu dice: purtroppo succede anche questo con le nostre madri. E certo, oh, bravo Giva Bhavana Prabhu, grazie. Perché è proprio così: è il grafico della caduta in condizioni sempre più infami per l'essere umano. E tutto inizia da lì. Uccidendo mucche, vitelli, buoi, il manzo, no? La carne di manzo, la carne di vitella, cioè questa è una civiltà, sono connotazioni di una civiltà barbara, veramente barbara. Oh, barbara, no, perché quelli si infilavano, i barbari, gli unni, si infilavano le fette di carne sotto la sella mentre cavalcavano, così si scaldava e si cuoceva in un certo senso. Noi invece noi la cuociamo oggi cosa c'è? La friggitrice ad aria. Oggi noi le cuociamo nelle friggitrici o al forno con le patate o vediamo i grandi chef, no? Che condiscono con arte, disinvoltura, la carne, no? La casa oggi offre la bistecca di manzo. Perché non vengono visti come esseri veri, ma vengono visti come alimenti, Come alimenti. come l'abbiamo visto Cibo. noi come cibo. Come Quindi anche cibo. dal macellaio è tutto selezionato. Sì. Quindi perché l'animale è anche spiegato nelle scritture, che in alcune scritture, e questa è una civiltà, siccome la maggior parte della civiltà È così, è è così, e corrotta. quindi è corrotta, e quindi l'animale È cibo. è inferiore a noi, quindi È va certo. e non ha l'anima, così È non c'è certo. anche questa mentalità, quindi è cibo. È cibo. È cibo. Non ha l'anima. Non ha l'anima. Allora, inanimale. Un frate domenico. Passo il soffio vitale, una cosa del Esatto, genere. un frate domenicano, mentre gli stavo proponendo la Bhagavad Gita, mi disse proprio dal suo gabbiotto all'Aventino, mi disse: no, ma gli animali non hanno un'anima, è diverso, è come una sorta di soffio vitale e non è un'anima, e noi quindi possiamo mangiarli. Un altro invece, un rabbino, mi disse: no, mangiandoli loro si elevano perché vengono mangiati da un rabbino. E così si elevano gli animali. Va bene. Comunque, male. Comunque. Non hanno quella sensibilità. Ti ricordi Non c'è quella sensibilità. mucca che aveva partorito in India e gli avevano allontanato il vitellino come lo cercava? Altro che soffio vitale, altro che senza anima. Lo cercava, desiderosa di stargli vicino, no? Al vitellino, altro che sono anime. Vabbè, comunque. È una mamma, e siccome sopperisce al fabbisogno nutritivo
di tutti noi, e come la terra, perché anche la terra sopperisce alle nostre, ai nostre necessità, ai nostri bisogni vitali, no? E quindi è anche considerata una mamma, la mucca, infatti si dice madre terra, si dice madre natura, madre terra, no? A volte la chiamiamo proprio così. Anche per esempio nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, ma anche nel quarto, o nel quinto, la storia di Prithu Maharaj, sicuramente nel primo canto, sedicesimo capitolo, spesso la terra, Bhumi Devi, ovvero la Bhumi, la divinità reggente del pianeta Terra, che ogni pianeta ha una sua divinità reggente, no? Bhumi a volte assume le sembianze di una mucca, altre volte di un vitello, per esempio nel sedicesimo capitolo del primo canto dello Srimad Bhagavatam. C'è il Dharma che assume le sembianze di un bue. La terra invece assume le sembianze di una mucca ed è triste la mucca. E si incontrano, ogni tanto il bue ha delle sue quattro zampe e tre sono abbattute, no? Che rappresentano pulizia, austerità e misericordia. C'è ancora in piedi la zampa della veridicità, perché ancora la conoscenza vedica è presente sul pianeta, ma pulizia, misericordia e austerità non ci sono proprio più. E la mucca è triste, 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 triste. Allora il bue, vederla così triste, dice: perché sei triste? Forse per questo, forse perché gli uomini in questa età di Kali ti condanneranno al macello e si ciberanno delle tue carni. E Madre Terra, nella forma di una mucca, dice: sono triste perché prima i verdi e lussureggianti pascoli erano così per la presenza di Krishna sulla terra, e allora l'erba erano come romancia, come peli ritti, come nell'estasi, no? È un sintomo d'estasi, e mi manca Krishna, essenzialmente. Sono triste perché mi manca Krishna. Quindi c'è questo rapporto così, così intimo, strettissimo, che più stretto non si può, tra Krishna e la... Vabbè, è uno dei suoi nomi primari, come direbbe Srila Bhaktivinoda Thakur, di Krishna, è proprio Govinda. Colui che dà piacere alle mucche. Come si chiama il pianeta di Krishna? Krishna Loka, come si chiama? Goloka Vrindavana, il pianeta delle mucche e delle foreste di Vrinda, no? Ah, ma il pianeta delle mucche, cioè, è più chiaro di così. E quindi, così come dobbiamo... il fatto che la mucca abbia assunto le sembianze della terra, cioè la terra abbia assunto le sembianze di una mucca, ci fa capire quindi che anche madre terra e madre mucca vanno assolutamente rispettate, cioè va assunto questo atteggiamento rispettoso nei confronti della natura. Vogliamo, no? Ci lamentiamo tanto dell'inquinamento, del maltrattamento, ci lamentiamo così tanto delle condizioni precarie in cui versa il nostro pianeta, allora dobbiamo assumere questo atteggiamento, quindi di protezione. Infatti, nella Bhagavad Gita, capitolo 18, verso 44, si enunciano le caratteristiche dei Vaishya, della comunità mercantile. Qual è il primo dovere della comunità mercantile, dei Vaishya? Proteggere le mucche, Goraksha. Interessante notare che in molte traduzioni della Bhagavad Gita, così come non è, Goraksha viene tradotto come allevamento di bestiame, cioè il primo dovere dei Vaishya è l'allevamento del bestiame. L'allevamento del bestiame c'è sempre il secondo figlio. Capito come? Letteralmente Goraksha, ma perché allevamento del bestiame? Goraksha significa protezione della mucca, perché effettivamente cosa implica allevamento del bestiame? Bisogna proteggere per scopi utilitaristici. Non dà più prima latte e poi carne. Quindi per scopi utilitaristici. Invece no, è Goraksha. Goraksha significa protezione della mucca. Sottolinea che le mucche devono essere protette, anche se
poi in vecchiaia smettono di produrre latte. No, non importa. Cos'è che succede comunemente quando i commercianti, quando è che i commercianti chiudono un'impresa? Quando non riescono più a vendere, quindi a produrre, no? In quel caso lì, a produrre, a generare profitti, no? Quando non riescono più a generare profitti, chiudono un'impresa, chiudono. Invece, cosa ingiunge questo verso della Bhagavad Gita? Ingiunge loro di proteggere la mucca, sia nel periodo, come si dice, delle vacche, a proposito, delle vacche magre, sia nel periodo delle vacche grasse, no? Sempre, anche quando questa protezione è redditizia o meno o no, sempre continuate a proteggerle e non darle via al macello, no? Quindi è un allenamento, è un insegnamento. Questo insegnamento qui ci allena a vedere le cose oltre la visione utilitaristica del profitto monetaria, oltre. Piuttosto ci invita a sviluppare un'etica di servizio disinteressato, servizio alla mucca e quindi a Krishna in maniera disinteressata. Persino Krishna, quando lo sappiamo, ce lo siamo detti giovedì mattina scorso, no? Sì, quando abbiamo letto a proposito del Gopal Champu di Srila Jiva Goswami, mentre Krishna stava strategicamente decidendo, di Krishna Bhakti Maddalena, stava strategicamente decidendo cosa fare, tornare a Vrindavana, rimanere a Mathura, rimanere a Dvaraka, che faccio? Allora, il primo suo pensiero fu proteggere le mucche di Vrindavana. La prima cosa, dobbiamo proteggere le mucche di Vrindavana. Quindi, parlando con Nanda Maharaj, io e te non ci dobbiamo vedere più. Almeno fino a quando tutti i mostri, tutti i demoni, gli scagnozzi di Kamsa non saranno eliminati uno dopo l'altro. Altrimenti, se vedranno che c'è un rapporto d'affetto tra me e voi, mentre io sarò via, loro si rivarranno su di voi, vi attaccheranno, attenteranno alla vostra vita proprio per colpire me. Ma lui si preoccupa immediatamente delle mucche. Dobbiamo proteggere le mucche, disse. Quindi capiamo quanto è importante, fondamentale questo legame tra Krishna e le mucche, no? Go Brahmana, Go Brahmana, Itayacha, prima dei Brahmana addirittura, prima dei Brahmana. Invece, allora, questo verso, Go Raksha, della Bhagavad Gita, 1844, sottolinea quindi, instilla nella nostra coscienza una mentalità specifica, una mentalità improntata al contributo, all'offrire un contributo. Al contrario, invece, dell'odierna mentalità, che invece è tutta tesa invece a dare contributo, a prendere, sfruttare per la propria gratificazione. E questa mentalità odierna di sfruttamento utilitaristico, sfruttamento egoistico, porta a trattare gli animali, e come giustamente facevano notare anche Jiva Pavana Prabhu, e anche gli umani, a trattarli come oggetti. Usa e getta, mamma, non mi servi più. Via, che sei. Mucca, non ci servi più, nel senso che non ci dai più. Adesso non ti possiamo più sfruttare come fornitrice di latte. Allora, no, qui non si butta via niente, come si dice. Carne, adesso ti macellano e ti fanno a pezzi, no? Quindi, per concludere, questa protezione della mucca non è una fissazione religiosa, culturale, religiosa indiana. Non è un principio fondamentale, profondissimo, volto a che cosa? A proteggerci tutti quanti dall'avidità, in ultima analisi. L'avidità. È un risvolto molto interessante questo, perché promuove una mentalità tesa al contributo, tesa alla protezione, tesa a non considerare gli animali e gli umani come risorse,
come le risorse umane, ci sono le risorse umane, il consumatore, animali da reddito, sono tutte queste nomenclature, no? Queste diciture che ci fanno capire che questa è una civiltà malata. Malata. Srila Prahlad Maharaj dice chiaramente: soltanto per tua grazia il volto empio di questa società può essere convertito. Solo per tua grazia, il volto empio di questa società, l'empietà che si respira, de deve essere assolutamente contrastata. Come? Con il puro servizio devozionale, dando l'esempio e fornendo informazioni agli altri. Per esempio, nella formula del Blue Crossing, accettata oggi stamattina, leggevamo, come diceva Vaisheshika Prabhu, citando Srila Prabhupada, citando Srila Prabhupada, Vaisheshika Prabhu, alla fine, nella chiusa dell'introduzione del suo Our Family Business, dice, cita Prabhupada in una lettera a Tejas Prabhu del 5 gennaio del 1973, al quale Srila Prabhupada scrive: tax your brain, tax your brain, tassa il tuo cervello, che noi diciamo spremetevi le meningi, potremmo dire in italiano, no? Scervellatevi, spremetevi le meningi per trovare modi nuovi e migliori per distribuire ampiamente i nostri libri. Quindi il Book Crossing è uno di questi. Sì, una civiltà crudele, sì, vero, vero, la Dacharambevi. Maddalena dice, molto interessante come l'avidità si esprime in tante forme. Sì, e questo Goraksha è un colpo di grazia all'avidità. Noi dobbiamo proteggere la mucca prendendo il loro latte e offrendolo a Krishna e diffondendo questa stessa mentalità. Ognuno è libero di pensarla come vuole, noi non ci dobbiamo imporre, non dobbiamo entrare. Una volta una coppia di nostri amici vegani onestamente disse: non violenza, non violenza, dovresti affacciarti in una delle tante chat, dei tanti forum di vegani, vegetariani, sono agguerritissimi, se ne dicono di tutti i colori, altro che pacifici e non violenti, sono molto molto agguerriti. Ma perché materialmente parlando, siamo tutti... Allora, materialmente parlando, la frustrazione regna sovrana e quindi la collera. Perché? Perché ci sono dei presupposti, delle aspettative sbagliate, si parte da presupposti Non c'è sbagliati. coscienza di Cristo. Non c'è coscienza di Krishna. Non c'è incoscienza di Krishna, invece noi dobbiamo tornare in coscienza di Krishna. Al momento c'è incoscienza di Krishna, un'unica parola. Bravo, Jiva Pavana Prabhu. Esatto, amano gli animali e odiano gli umani. Quindi frustrazione, ancora una volta, serpeggia e galoppa la frustrazione. Disgustati dai rapporti umani, allora si riversa il loro amore verso gli animali mentre se la prendono con gli umani. Quindi no, no, bisogna... Allora, se noi proteggiamo la mucca, Krishna promette di proteggerci dall'avidità. E questo è il punto. Proteggerci dall'avidità significa che Krishna è pronto ad arricchire la nostra coscienza con sentimenti improntati al rispetto, alla gratitudine nei confronti dei doni, veri doni di Krishna. Dei veri doni di Krishna. I doni di Krishna sono tutto, tutto è un dono di Krishna, tutto è un dono. Bisogna avere pieno rispetto di tutto quello che succede, di tutto quello che accade, anche delle cose più brutte. Krishna ha un piano perfetto per tutti di purificazione e di elevazione, a maggior ragione nei confronti di questi animali così docili, non si è mai sentito, a meno che non impazziscano perché... La mucca pazza, sì, certo, se la mucca è pazza perché gli dai da mangiare ossa di vitelli triturate mischiate ad altro mangime, è chiaro che questa impazzisce, no? E può arrivare anche a fare del male, eccetera. Ma
Ma normalmente una mucca, sì, è che va bene, è chiaro, noi ci siamo avventurati in mandrie di mucche lì delle Goshala, di Vrindavana, di Mayapur, certo che poteva accadere qualcosa, c'erano sempre i devoti esperti intorno, perché sono grossi, sono mastodontici, no? Sono pesanti, magari si muovono per scuotere un po' la testa per un motivo XYZ, tu capiti lì e ti incornano e puoi anche lasciare il corpo se per questo. Ma non è lo stesso atteggiamento di un Rottweiler a cui lasci il tuo bambino perché il cane è il migliore amico dell'uomo e poi te lo ritrovi sbranato, no? Perché quella è la natura, quello è un cane, ha le zanne, e le zanne servono per azzannare, prima o poi potrebbe azzannare, no? Ma dipende da come lo educhi, sempre le zanne c'ha. Quell'altra rumina, cioè ha le corna, ma no, cioè, è un'altra questione. Non è che hanno le corna per andare a caccia, cioè hanno le corna per difendersi, io non so per altro, ma di certo non per andare a caccia perché mangiano erba, ecco appunto, germogli e quant'altro, no? Frutta, comunque, è la mucca il vero amico, è Krishna il vero amico dell'uomo, Suridam Sarvabhutanam. Sono i puri devoti i veri amici dell'uomo. Non il cane. E siccome la Krishna pensa alla mucca, E siccome Krishna ama la mucca, noi amiamo, se vogliamo amare Krishna, dobbiamo amare chi egli ama. E chi ama Krishna ama le mucche, ama i suoi puri devoti, e noi amiamo le mucche, i suoi puri devoti, ben consapevoli che questo amore non è un amore esclusivo da un punto di vista materiale, ovvero che esclude tutti gli altri. Oh, e allora tutti gli altri animali? E la foca monaca? E l'antilocapra? E dimmi tu, il dodo? Vabbè, sono tutti animali estinti. E la tigre e il lupo del Sinai? Tutti animali. E a quelli che ci pensa. L'amore per Krishna, e quindi l'amore per chi Krishna ama, è un amore esclusivo che non esclude, è un amore trascendentale, che piuttosto va perfettamente, organicamente, naturalmente a toccare tutti gli altri cuori che noi vorremmo raggiungere, che non raggiungeremo mai con i nostri mezzi, perché siamo piccoli e ignoranti. Sul piccoli e ignoranti. Ci salutiamo e promettiamo di vederci questa sera. Fatemi sapere, dai, al volo. Continuiamo con la nettare dell'istruzione, oggi iniziando ad affrontare Satovritte, l'ultimo principio favorevole alla Bhakti, o invece leggiamo e analizziamo insieme un dialogo di Srila Prabhupada, domande e risposte, cosa che non abbiamo fatto ieri sera perché eravamo impegnati in un altro servizio, come avete visto dalle foto. Fatemi sapere adesso, così almeno entro in una meditazione piuttosto che in un'altra. Io vorrei sentire il dialogo di Prabhupada. Va bene, Viviana vuole sentire i dialoghi. Va bene, siamo uno e uno. Poi Piero Ah, Vittoria. i Piero primi tre. Vittoria, voi? E Vittoria dice: io ci ho lavorato tanto con quelle traduzioni. cioè, è uguale. Okay. È uguale, ho Italia. capito. Allora, un sì per i dialoghi, un neutro, Piero. Lasciamo decidere agli altri. Va bene. Ah, anche Claudio e Maria Teresa, tutte e due bellissime idee. E dai. Emanuele dice Upadeshamrita. Quindi siamo ancora in parità, due neutri, uno e uno. Dai, allora il prossimo giudizio sarà quello decisivo, giusto? Ovviamente, a meno che non sia ancora neutro, perché. Ah, Pasquale dice Upadeshamrita, e vada per l'Upadeshamrita. Va bene, vada per l'Upadeshamrita. Quindi questa sera continueremo con lo studio del nettare dell'istruzione. Grazie, devoti, ci vediamo più tardi, 18:30. Posso dire una cosa? Sì, ma una volta ho sentito dire anche che chi beve il latte diventa Diventa? ancora più religioso, è vero?
Perché è chiamata il Dharma liquido. Il latte è chiamato il Dharma liquido. Quindi è vero. Abilita a comprendere sempre di più i concetti spirituali. Sì. Grazie. Bene, grazie Bhakti Viviana. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki jai. Garantaraja Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai go premanande hari hari go. A più tardi. Hare Krishna. Grazie. Dai, dai, dai.